Ma ricordi particolari ne ho, so che mi ha fatto penso un gol quando io giocavo nell'Inter, lui nel Bari, e poi un ricordo per lui non positivo, perché quando lui, dopo che andò via da Bologna, andò a giocare a Lecce, e la partita decisiva per la salvezza loro, noi eravamo già salvi, Bologna-Lecce, gli parai in rigore al 90esimo sul 2-2, se loro vincevano si salvavano, gli parai in rigore. E a fine partita lui era molto arrabbiato con me perché avevo parato rigore. Poi fortunatamente all'ultimo di campionato vinsero con la Lazio, quindi Lecce si salvò, però quell'episodio che io gli parai rigore me lo ricordo bene. Ti ricordi questo? Sì, sì, uno striscione quando è uscito fuori, la notizia che aveva questo male. Questa malattia, i tifosi del Bologna gli erano molto vicini. Ricordo quegli anni era uno dei giocatori più amati dalla tifoseria del Bologna. La prossima partita del Bologna, beh, sicuramente sarà a lutto, giocheranno a Livorno con lutto al braccio, con un grande ricordo di questo grandissimo giocatore. Hai avuto contatti ultimi momenti? Guarda, io contatti dopo che ha smesso di giocare lui, dopo che ho smesso di giocare io non ci siamo più sentiti. Poi dopo lui è andato in Svezia, ho visto diverse volte Kenneth Anderson che mi diceva che non stava benissimo, però ci eravamo un po' persi di vista, anche perché insomma lui abitando in Svezia, io qua non avevamo più grandissimo rapporto. Che cosa significava per il Bologna? Ma è stato un giocatore, come ti ho già detto prima, molto importante. Il primo Bologna di Mazzone, allenatore, raggiunsero, mi sembra, la Coppa UEFA. Sono arrivati in semifinale di Coppa UEFA col Marsiglia, che l'hanno perso all'ultimo minuto. Sono arrivati in semifinale di Coppa Italia, quindi sono dei ricordi, penso, per loro indelebili. Quindi Ingeson era il giocatore di centrocampo insieme a Marocchi, che facevano veramente un ottimo lavoro. Grazie.